Questo è il momento esatto dopo l'esplosione del reattore 4 di Chernobyl. Se siete curiosi di sapere cosa è successo, allora state con me fino alla fine di questo video. Iniziamo dalle basi. Come funziona una centrale nucleare? Beh, è abbastanza semplice. Dobbiamo mettere delle barre d'uranio 235 in un contenitore d'acqua a temperatura controllata. Poi spariamogli degli elettroni. Il tutto creerà una reazione di fissione nucleare. Sì, questo schema è sintetizzato al massimo. Il tutto produce calore. Il calore scalda l'acqua, che diventa vapore. Il vapore fa girare una turbina, che la turbina è collegata a un convertitore che converte in tutto in energia elettrica. E basta, non è complesso. Vabbè, poi il vapore va nei reattori di condensamento, torna acqua, poi torna nel nocciolo, ma non ci interessa quella parte lì. Invece, come funziona una bomba nucleare? Beh, prendiamo la centrale di prima. Avete presente l'uranio? Beh, dobbiamo sostituirlo. Perché? Perché l'uranio è fissile solo al 0,7%. E a noi ci serve qualcosa fissile tra il 97% e il 98%. Ma se lo lasciamo dentro la centrale non succede nulla. E noi vogliamo che esploda. Quindi buttiamo via tutto e mettiamo il nostro materiale in un meccanismo talmente complesso che ci rinuncio a spiegarvelo. Quindi no, una centrale non è una bomba e non può esplodere come una bomba, neanche se ci lavorassi io. Perché? Perché devi costruire una bomba. Ora parliamo seriamente, parliamo di Chernobyl. Chernobyl si trova lì, in Ucraina, al confine con la Bielorussia, allora facente parte dell'URSS. La situazione iniziale era questa. Aveva 4 reattori RMK-1000 che avevano molti difetti di progettazione, tra cui le punte delle sbarre di controllo che servono a controllare la reazione in grafite. La grafite potenzia la reazione. E questo è il reattore di Chernobyl RBMK-1000 in una ricostruzione 3D fatta molto bene. Ora iniziamo con la vera storia. In primis avevano fatto un test di sicurezza di notte con personale non proprio preparatissimo. In secondo luogo avevano abbassato troppo la potenza del nocciolo, che a quel punto è instabile e si dovrebbe spegnere. Ma si va avanti e si tolgono tutte le sbarre di controllo e si spengono il sistema di sicurezza. E a quel punto c'è una potente impennata di calore che fa fondere il nocciolo, ma i sensori non dicono nulla e vanno avanti spegnendo il sistema di raffreddamento. E a quel punto altra impennata di calore, rimettono dentro le sbarre di controllo che si bloccano con la punta di grafite che provoca un'altra grande impennata di calore e il tutto provoca un'esplosione. E a quel punto, con una tanalebra a tutti per le radiazioni, il campo ingegnere di quella sera, Dzhatov, disse che non era successo nulla. Boni, non era uscito di testa. Beh, forse, ma lui pensava che non era esploso il nocciolo, ma un serbatoio di idrogeno che aveva provocato un incendio nella sala turbine. Ma niente di insostenibile. Ma cosa fanno? Prima di tutto chiamano i vigili del fuoco. Poi mandano dei tecnici a controllare il reattore e alcuni tecnici misurano le radiazioni nell'aria ed verrà rilevato un 3.6 Rüdiger. E com'è? Ben? Mal? Boh? Che so io? Beh, vi faccio un esempio. Una radiografia equivale a 0,001 Rüdiger. 3.6 equivale a 3500 radiografie circa. Ed in più alcuni tecnici la misurano con altro strumento, essendo che quello prima arrivava massimo a 3.6. Sapete quanto punta? 20.000. Ho appena capito quanto è il 3.6. 20.000 non riesco neanche a immaginarmelo. Il giorno dopo la nube radioattiva
tramite il vento si espande e viene rilevata a Minsk, dove si inizia a pensare che sia successo qualcosa a Chernobyl. Nel frattempo Gorbaciov, capo generale del Partito Comunista, che era già stato avvisato la sera prima, manda sul campo un politico, Scerbina, e un fisico nucleare, Legasov, e da ora in poi saranno loro i nostri due eroi che gestiranno l'incidente di Chernobyl. Torniamo al nostro nocciolo a cielo aperto. Appena Legasov e Scerbina arrivarono, si smentirono subito le voci che dicevano che era esploso un serbatoio. Era esploso il nocciolo, infatti, e c'era anche un imponente incendio che si doveva assolutamente spegnerlo. E per farlo Legasov pensò di far lanciare della sabbia dentro il reattore, ma appena i primi elicotteri ci passarono sopra andarono in cortocircuito e i piloti morirono all'istante. E allora si pensò di usare il vento per indirizzare la sabbia nel nocciolo, e il tutto sembra funzionare, ma questo è solo l'inizio. E il 27 aprile, il giorno dopo il disastro, fu evacuata Pripyat, solo temporaneamente, ma non sarà così. Come avevo già detto, qua un problema tira l'altro, e qua ce ne sono di problemi. Infatti ora fatto notare che il materiale radioattivo stava fondendo tutto quello che trovava, e sotto al nocciolo c'era un seminterrato con delle cisterne dove nessuno si era accorto che erano piene d'acqua, e il tutto portava al rischio di un'esplosione termica devastante. Ma se non fosse successo, improbabile, ma sotto c'era un'enorme falda acquifera, la più grande dell'Ucraina, che se contaminata avrebbe lasciato morire di sete milioni di persone. Si doveva fare qualcosa. Allora Scerbina e Legasov decisero di mandare tre persone a svuotare le cisterne, anche se c'era una grande probabilità di morire. Ma rimaneva ancora un problema. Infatti lo svuotamento delle cisterne fu un successo, ma la falda era ancora lì, e per quello si decise di scavare un tunnel che portasse al seminterrato, e avrebbero messo al posto delle cisterne un marchingegno che doveva avere la funzione di un condizionatore, ovvero raffreddare. E per scavare il tunnel usarono un'armata di minatori che da un certo punto lavoreranno nudi dal caldo. Dopo tutto questo però rimarranno delle questioni aperte. Le questioni aperte erano che si doveva evacuare una zona più ampia e fare una pulizia della zona, ovvero tagliare tutti gli alberi, rivoltare il terreno, abbattere tutti gli animali, sia domestici che selvatici. E poi si doveva costruire un sarcofago, e no, non è quello degli egizi, ma questo, ovvero una struttura di contenimento che serviva ad impedire lo spargere di radiazioni. E poi, essendo che sta storia c'è sempre un problema, indovinate, c'è un problema, ovvero che la grafite, che doveva essere tolta dal tetto, che parzialmente verrà tolto dalle rove lunari, ma nella parte più vicina al nocciolo ci andranno degli uomini, essendo che i rover andavano in cortocircuito. Tutto questo processo lo è chiamato liquidazione. Per Chernobyl ci saranno due processi ufficiali. Il primo nel 1986, dove verranno incolpati i tecnici che erano già morti ormai. Poi il secondo nel 91, all'arrivo di nuove prove dopo il suicidio di Legasov. Furono incolpati i creatori della centrale e i progettisti del reattore, essendo che era pieno di difetti di progettazione, e i creatori della centrale non avevano fatto i test di sicurezza che si devono fare. Infatti il test di sicurezza che avevano fatto doveva essere fatto almeno 3 anni prima. Parlando di morti, la vera stima non la sapremo mai. Secondo l'OMS, un'organizzazione dell'ONU, si dice 4.000. Ma quelli certi sono solo 65, tra cui i tecnici e i pompieri. Ma ora io mi farei una domanda: ma si poteva evitare?
Molto probabilmente non lo sapremo mai, ma scrivetemi la vostra opinione nei commenti. E per oggi è tutto, ciao a tutti. E per questo video ci ho messo un mese. Se ne volete altri, iscrivetevi e arriviamo a 50 mi piace e 1500 iscritti per un nuovo video. Per favore, dai, ci ho messo un mese.